Buonasera e bentornati al Palio d'Inverno. Oggi 25 marzo si celebra il Capodanno senese, una giornata importante per le contrade ma anche per tutta la città. Questo pomeriggio si è svolta la celebrazione, la cerimonia con numeri molto limitati nel rispetto delle normative anti-Covid, poi a seguire la Lectio Magistralis del professor Rino Rappuoli. Dopo vedremo anche delle immagini. Intanto continuiamo a parlare del Capodanno senese grazie a un contributo storico in cui si ripercorre proprio la storia del Capodanno senese, la sua origine, il suo sviluppo e il perché appunto lo si celebra. Il contributo è a cura di Giovanni Mazzini. Il cosiddetto Capodanno senese è un'idea moderna, non corrisponde nella realtà a un vero e proprio inizio dell'anno per quello che riguarda soprattutto la fase della Siena repubblicana e comunale. È legata alla celebrazione del 25 di marzo, appunto, perché secondo i canoni della religione cristiana, 9 mesi esatti prima della natività del Natale si sarebbe verificata appunto l'incarnazione, il concepimento di Gesù Cristo da parte dello Spirito Santo. E nello stesso giorno, appunto, quello dell'incarnazione si sarebbe verificata l'annunciazione. Non sappiamo se per il culto principalmente mariano della città di Siena, ma evidentemente comunque questa data sposta più sul ruolo della Vergine, diciamo, la liturgia rispetto alla Natività. Queste due date, la Natività e l'Incarnazione, erano appunto le date a partire dalle quali si calcolava il cambio dell'anno nel Medioevo, non dappertutto, ma soprattutto in alcuni centri della Toscana comunale. Quindi, mentre a Firenze, Lucca e appunto Siena si calcolava l'inizio dell'anno dalla incarnazione, ab incarnazione, per esempio ad Arezzo si calcolava dalla natività, a natividade. Cosa succedeva quindi? Sostanzialmente niente, nel senso che il 25 di marzo si cambiava la data dell'anno in corso. A Pisa poi addirittura la cosa era ancora più complicata perché il calendario pisano è un anno in anticipo rispetto al nostro. Però non c'era un vero e proprio evento che diciamo celebrasse l'inizio dell'anno, perché naturalmente diremmo l'anno nuovo iniziava con il 1º di gennaio. Quindi con le celebrazioni che si rifanno poi al paganesimo del passaggio diciamo dal momento in cui abbiamo il minor numero di ore di luce durante il giorno al momento in cui il sole comincia a prendere nuovamente il sopravvento e le giornate cominciano pian piano ad allungarsi. Questo momento che appunto si identifica più con il Natale, in realtà poi fu legato più precisamente alla circoncisione di Gesù, situata alla data del 1º gennaio, in cui poi il calendario gregoriano faceva cominciare il computo dell'inizio dell'anno al quale si adeguò anche la Toscana con un editto di Francesco II di Lorena il Granduca, il quale nel 1749 stabilì che dal 1º gennaio successivo l'anno sarebbe cambiato appunto il 1º di gennaio ovunque in tutta la Toscana, questo per uniformare le varie differenze che davano luogo ovviamente a fraintendimenti e difficoltà, soprattutto nell'interpretazione dei documenti e nella datazione dei documenti. Questo per far capire che non era un vero e proprio festeggiamento dell'inizio dell'anno nuovo il 25 di marzo. Per fare un esempio, appunto, le magistrature senesi, quindi dal capitano del popolo al podestà, agli ufficiali delle compagnie militari, confalonieri terzi, la bicherna, eccetera, cambiavano in carica il 1º gennaio, quindi il primo semestre dell'anno cominciava effettivamente il 1º gennaio. Allora cosa succedeva il 25 di marzo? Sostanzialmente ben poco, c'era la festa dell'Annunciazione, ma il tutto cominciò ad avere, diciamo, un maggiore risalto
quando il 25 di marzo diventò anche la festa dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Non a caso la chiesa dell'ospedale di Santa Maria della Scala è intitolata alla Santissima Annunziata e quindi appunto si festeggiava il 25 di marzo. Il 25 di marzo cominciò a diventare la festa dell'ospedale e soprattutto ebbe un maggiore risalto a partire dal 1359, diciamo, quando per ridare lustro e importanza all'istituzione del Santa Maria della Scala, che basava, diciamo, il proprio senso di esistere proprio, diciamo, sull'afflusso dei pellegrini e sull'ospitalità data ai pellegrini, dopo la peste del 1348, come altri istituti religiosi, anche il Santa Maria della Scala era in forte declino, i pellegrinaggi erano rallentati, gli stessi viaggiatori ovviamente erano ancora un po' intimoriti dal mettersi in cammino per quello che era stata l'ondata tremenda di flagello della peste. E allora, per ridare lustro appunto all'istituzione, il Santa Maria della Scala, in combutta al comune di Siena, acquistò tramite un mercante fiorentino il famoso tesoro del Santa Maria della Scala, cioè un insieme di reliquie comprate sulla piazza di Costantinopoli appartenente alla cappella imperiale dell'impero bizantino di Costantinopoli, per la cifra spropositata, esorbitante per il tempo, di 3.000 fiorini. Il contratto di acquisto di queste reliquie è ancora, tra l'altro, presente e conservato all'interno del Santa Maria della Scala. Il tesoro si componeva di alcune reliquie importantissime per la religione cattolica: il sacro chiodo, uno dei sacri chiodi della crocifissione, un pezzo della croce. L'ospedale di Santa Maria della Scala cominciò nel giorno del 25 di marzo, celebrandosi appunto la propria festa, a esporle alla popolazione che accorreva nella piazza per celebrare questa festa liturgica, e mediante le quali in queste reliquie si faceva proprio la benedizione degli astanti. Quindi era una festa sostanzialmente religiosa e basta. Alla festa contribuiva il comune di Siena offrendo dei ceri alla Santissima Annunziata, le maestranze delle grance del Santa Maria venivano esibite, insomma c'era tutta una serie di manifestazioni legate appunto alla festa dell'ospedale. Quindi questo era quello che succedeva a Siena. Ne parlò poi Girolamo Gigli nel suo diario senese, parlando di Capodanno senese, ma insomma sostanzialmente non era, come ripeto, una vera e propria celebrazione, e il tutto poi terminò nel 1750, quando l'anno anche a Siena cominciò a calcolarsi dal 1° di gennaio. Quindi sostanzialmente rimane, diciamo, il fascino di questa strana intitolazione degli anni, che per tutto il Medioevo fino al 24 di marzo continuavano a mantenere la datazione dell'anno precedente. Questo ovviamente nel tempo ha causato anche alcuni errori di interpretazione da parte degli studiosi, ma insomma oggi è cosa assolutamente arcinota. E adesso cambiamo argomento. Infatti martedì si è svolta la riunione del Magistrato delle Contrade, in cui è stato confermato il rettore del Magistrato Claudio Rossi, il prorettore Carlo Piperno, priore della Contrada della Lupa, e all'interno della delegazione, oltre alla conferma di Francesco Cillerai, governatore dell'Oca, ne sono entrati a far parte il priore della Contrada del Nicchio Giovanni Arduini e il priore della Contrada del Val di Montone Lucia Cresti. Durante la riunione in realtà non si è parlato di molto altro, e tutte le decisioni per quanto riguarda le feste titolari e le società di contrada sono rimandate a dopo Pasqua. Noi abbiamo però intervistato il rettore Claudio Rossi. Claudio Rossi, rettore del Magistrato delle Contrade, martedì la riunione dove c'è stata la conferma, la nuova elezione. Allora, intanto, diciamo le prime parole dopo la conferma per un altro anno dal rettore del Magistrato delle Contrade. Ma io ho ringraziato i priori per la fiducia che mi hanno rinnovato. E niente, cercheremo, come ho sempre cercato di fare, di fare del mio meglio per tutte e 17 le contrade e per la città.
Ecco, è stato un anno ovviamente molto difficile per tutti, ma anche per la gestione delle contrade. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto importanti e difficili e purtroppo è molto probabile che dovrete nei prossimi mesi andare a decidere su, insomma, temi importanti nuovamente. Quindi, insomma, qual è un po' il resoconto di questo anno appena trascorso? Ma ne abbiamo parlato tante volte, purtroppo l'anno passato, però anche quest'anno qui, perlomeno inizialmente, ci ha visto soprattutto dover prendere delle decisioni appunto in attese e al di fuori di quelle che sono i normali svolgimenti delle nostre attività, cioè nelle contrade. Sono normalmente dettate, no, le attività da regole ben precise, da rituali ben precisi, segnati, consolidati nel tempo, e quindi tutto sommato c'è da organizzare quelli, ma le linee guida sono presenti. La difficoltà dell'anno passato e purtroppo anche di quello che si sta vivendo è stata e sarà proprio quella di doversi, diciamo, non dico reinventare, ma comunque adattare tutte quelle che sono le nostre tradizioni a regole nuove, quindi andando incontro anche a delle situazioni così, insomma, diciamo, inattese, imprevedibili e quindi anche difficili da poter prendere. Cioè, si cerca di fare il meglio, però le strade che si intraprendono sono nuove, quindi non sappiamo bene quello che potrebbe essere il risultato definitivo. Ecco, ovviamente appunto proprio oggi, insomma, in questa giornata il Capodanno senese e appunto che è un po' anche un nuovo inizio, diciamo, no? In questo momento lo avete organizzato con tutte le limitazioni, le norme, cercando comunque di mantenere questa tradizione. Sì, proprio, infatti il messaggio che vogliamo dare un po' è proprio questo, cioè che pur nelle limitazioni necessarie e le attenzioni dovute, perché ripeto, bisogna essere noi primi a mantenere queste attenzioni, però l'averlo voluto fare è proprio per cercare di uscire dalla situazione che abbiamo vissuto lo scorso anno, dove non abbiamo praticamente, se si esclude il Minimas Galano e il concorso dei tabernacoli, praticamente non abbiamo fatto niente. Ecco, quindi oggi si sa meglio come contrastare o perlomeno quali sono le norme per contrastare la diffusione del virus, e quindi in funzione di queste, stando attenti a queste norme, riuscire a fare quello che sarà possibile. Ecco, questo immagino sia un po' anche la linea per quanto riguarda le feste titolari, visto che ormai insomma siamo molto vicini a circa un mese appunto dalla prima contrada al Val di Montone. Quindi, insomma, entro poco dovrete arrivare a una decisione, soprattutto ovviamente per quanto riguarda le prime contrade. Sì, esattamente, diciamo che lo spirito sarà proprio questo, di cercare di fare quello che così sarà possibile, ecco, di riuscire a fare un protocollo da condividere con le autorità per poter fare quello che sarà possibile. Ecco, lo spirito è assolutamente propositivo, e anche perché effettivamente noi per primi si vuole vivere qualcosa delle nostre feste. Ecco, quindi questo messaggio è di speranza, vediamo poi in realtà quello che può essere fattibile. Stessa cosa immagino per le società di contrada che ormai purtroppo da molti mesi sono chiuse, quindi ovviamente tutte le attività sono ferme e chiaramente soprattutto in questo anno dove non ci sono state nemmeno le carriere, la voglia di stare un po' in contrada, no? Chiaramente c'è da parte dei contradaioli e quindi immagino che questo sia un altro tema di cui parlerete nella prossima riunione del magistrato. Sì, questa purtroppo saremmo pronti ad aprirle domani, se questo fosse possibile. Quindi
quindi si aspetta soltanto la condizione e le condizioni per poter riaprire le società di contrada, anche lì con le attenzioni avevamo già predisposto alcuni protocolli in passato, quindi si spera anche con la stagione più favorevole si possa fare un po' di attività all'aperto, quindi siamo in attesa, ecco, anche della possibilità di cambiare colore e quindi condizione a Siena come provincia, la Toscana come regione, in maniera tale da dare la possibilità di vedersi, di rincontrarsi, che veramente c'è tanto desiderio, ecco, cioè è una cosa che manca tantissimo, cioè i contatti che abbiamo fra noi è proprio, si sente, si percepisce la mancanza proprio del vedersi, dello stare insieme, del parlare, del fare un minimo di attività insieme. Ecco, per concludere, qual è un po', diciamo, il progetto per questo 2021, oltre ovviamente le cose di cui abbiamo già parlato, quindi quelli che sono chiaramente gli appuntamenti tradizionali che speriamo di poter tornare a vivere nella normalità il prima possibile. Ecco, qual è un po' l'idea anche per la ripartenza delle contrade, perché insomma in questi mesi si è parlato tanto anche dei piccoli, dei giovani, di quello che è stato per loro la mancanza di questi mesi delle contrade, del vivere insieme. Qual è un po' anche il progetto, l'idea da cui ripartire? Ma l'idea è quella di ritrovarsi, di fare attività insieme, c'è proprio la necessità, quindi probabilmente si potrà ripartire dagli allenamenti, dal fieri, in parte volendo già ripartiti con gli allenamenti di Alfieri e Tamburini, che è il primo piccolo passo, però importante per ritrovarsi, quindi ogni contrada ha un po' nel cassetto tutta una serie di attività, perché le attività, diciamo, a distanza che sono state fatte, che vengono fatte normalmente dalle contrade, a questo punto dopo un anno hanno perso un po' di efficacia, si fa quello che si può fare ovviamente, però l'entusiasmo un po' iniziale a organizzare eventi, cose online, eccetera, hanno perso un po' di entusiasmo perché chiaramente non sostituiscono la presenza, no? E quindi ognuno è pronto a ripartire, ogni gruppo, ogni situazione, ogni all'interno delle contrade, insomma, ogni così appunto gruppo e di Castero, no? ha proprio necessità, voglia di poter ripartire con l'acceleratore pigiato a tutto, insomma, ecco, questo è il messaggio. Poi ognuno ha già nel cassetto un po' di attività da organizzare, anzi forse ci sarà bisogno di dare un piccolo freno, insomma, quando sarà possibile. La voglia è tanta, sì, di fare attività e di stare insieme. Noi speriamo chiaramente che, insomma, tutto ciò possa avvenire il prima possibile. Grazie mille per averci raccontato un po' anche, insomma, questo nuovo anno che speriamo possa partire nel miglior modo possibile. Bene, grazie a voi tutti. Ciao. E la scorsa settimana si sono svolte le elezioni nella contrada del Bruco. È stato confermato il rettore Gianni Morelli, che abbiamo in collegamento. Buonasera. Ciao Veronica, buonasera. Allora, finalmente sono potute svolgere le elezioni che erano già state rimandate una volta a causa della zona rossa nella provincia di Siena, quindi nel rispetto di tutte le normative la scorsa settimana la contrada ha potuto organizzare le elezioni, e quindi tra l'altro c'è stata anche una grande affluenza, quindi insomma questo credo sia un elemento positivo in questo periodo. Ha detto bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, nonostante appunto una serie di impedimenti legati al Covid,
nonostante appunto il forzato rinvio della prima occasione. Siamo molto soddisfatti proprio perché c'è stata un'affluenza notevole, grandissima, per certi aspetti inaspettata, perché i timori appunto che ci fosse un leggero calo nei votanti, questi li avevamo, considerando appunto che diversa gente in quarantena, alcuni positivi al Covid, altri, soprattutto gli anziani, hanno chiamato, si sono giustificati, diciamo, proprio per il timore di un contagio. Per cui l'affluenza cosa dimostra? Dimostra che i brucaioli, nella fattispecie, ma io credo i contaioli senesi in genere, non vedano l'ora di ripartire, hanno una gran voglia di ricominciare. E questa forma di avversità che abbiamo, con la quale abbiamo appunto dovuto contrastare l'ultimo periodo, significa che la reazione c'è ed è importante. Una cosa che mi preme sottolineare è che ci sono stati tanti giovani, e devo dire che io avevo la paura che con questo lockdown si potesse un po' allentare l'interesse dei giovani nei confronti delle contrade. Questo fortunatamente al momento non è avvenuto, direi che è un banco di prova brillantemente superato. Sì, è vero, anche perché è un tema di cui abbiamo parlato spesso qua anche con altri priori nelle varie settimane, e non solo, che comunque i giovani, soprattutto gli adolescenti, sono coloro che stanno comunque vivendo un periodo ancora più difficile, perché comunque insomma ovviamente hanno voglia di stare insieme, e quindi insomma anche le contrade, c'era un po' questa paura, no, di un distacco, quindi questa presenza sicuramente è vero, ne è una conferma. Proprio rimanendo anche un po' su questo tema, no, siamo ovviamente in un periodo in cui dopo un anno non ci sono stati, insomma non si può ancora parlare di normalità purtroppo, e anche voi priori a breve, ne abbiamo parlato prima con il rettore Claudio Rossi, appunto dovrete anche nuovamente per il secondo anno di fila prendere delle decisioni importanti e anche difficili, no? Con questa conferma dal rettore della Contrada del Bruco, qual è anche un po', diciamo, il progetto, guardando un po', speriamo il prima possibile, a un nuovo inizio? Qual è, diciamo, anche l'idea principale per far ripartire la Contrada? La prima parola che mi viene in mente è la socialità. Perché in questo momento non si può fare, cioè non mi viene in mente programmazione di progetti oggettivi, per esempio un acquisto di una casa o una ricostruzione di un rifacimento di un bar, faccio un esempio. Quello che ci interessa è proprio la ricostruzione del tessuto sociale di una contrada. E devo dire che sono molto fiducioso, perché non solo tanta partecipazione, ma anche durante la fase dei consultamenti della commissione con i contraioli, considera che il Bruco ha un quorum il più alto di Siena, si parla del 75%, questo comporta a far, certo, sì che la commissione debba consultare molti contraioli per arrivare a un risultato positivo. Ecco, la cosa positiva è che in questi mesi la commissione ha trovato tanta disponibilità, tanta voglia di dare una mano, per cui questa è una iniezione di fiducia e di speranza che noi ci teniamo ben stretta. Per cui le difficoltà sono tante, ma il tutto è mirato a far sì che si cominci a stare insieme e a starci il meglio possibile. Io credo, ho avvertito nelle facce felici proprio dei brucaioli che hanno calpestato, contenti di ricalpestare il pavimento di società, proprio quella voglia di dire: io in qualche modo, al di là degli incarichi, voglio contribuire a questa rinascita, e penso che questo sia una cosa spontanea, naturale, ma una gran forza di tutte le contrade. Certo, è vero, sicuramente c'è questa volontà, quindi insomma speriamo che anche le società, che sono un tema di cui parlerete a breve, insomma possano riaprire il prima possibile, perché veramente rientrare nelle società adesso dopo così tanti mesi è un'emozione, perché insomma sono passati davvero tanti mesi da quando purtroppo c'è stata la chiusura. Quali sono i nuovi vicari, le novità, diciamo, tra coloro che ti accompagneranno in questo nuovo mandato? Allora, intanto, ecco, visto che mi fai questa domanda, permettimi di ringraziare chi, certo, chi ha abbandonato l'incarico.
gli incarichi, che sono tre vihari e due componenti di sedia, e si sono comportati benissimo, sono stati dei compagni di viaggio straordinari, fino a un comportamento esemplare da quale appunto spero prendano spunto anche chi entra. Entra Fabrizio Roncucci come vicario generale, Riccardo Rotondi, Alessandro Benvenuti come provicari, e poi Paola Saladini come bilanciera, e poi Pino, Miseo Pino, come economo. Non dico il nome e il cognome, tanto non lo conosce nessuno. Lo conosciamo meglio come Pino, è vero. Bene, queste sono un po' le novità, e quindi insomma, a quello che ho capito, diciamo che il progetto e l'intenzione principale sia insomma quella di organizzare il prima possibile delle attività che possano far tornare insieme i contradaioli. E questo è un po' l'obiettivo di questo nuovo mandato. Noi siamo a blocchi di partenza, basta ci diano il via e faremo il massimo, sempre, e questo ci tengo a dirlo, nel rispetto delle regole, perché le contrade a un anno di distanza, si può dire, sono state proprio un esempio di comportamento e di rispetto, anche limitandosi in cose che avrebbero potuto invece fare, però nel rispetto proprio di una società più allargata, che è quella della cittadina, hanno sempre dato l'esempio, nel senso, ci tengo a sottolinearlo, perché si tende un po' a volte a alimentare gli errori e a evitare quelli che sono invece gli aspetti. È vero, questo sicuramente. E cambiamo un attimo argomento, perché ovviamente abbiamo parlato adesso dell'elezione, appunto della conferma come rettore della Contrada del Bruco, ma sei anche il presidente del Consorzio per la tutela del Palio, insomma ne abbiamo parlato varie volte, e anche oggi nella giornata in cui appunto si celebra il Capodanno senese, il sito del Consorzio, che tra l'altro avete appunto proprio aperto pochi mesi fa, insomma, quindi è un sito nuovo completamente, ancora in costruzione per alcune parti, ha dedicato proprio una sezione a questa giornata. Sì, ecco, oggi è un altro Capodanno, perché per l'appunto mi viene in mente che il sito si è rinnovato in occasione dell'inizio dell'anno contradaiolo, invece oggi è il Capodanno senese. Un'anomalia, no? Perché se vai in giro per l'Italia e dici che oggi è un Capodanno, la gente si stupisce. Un po' strano, certamente. Sì. Certamente è una festa importante, e per fortuna gli è stato ridato vigore nei ultimi anni. Proprio nel sito viene, lo troverete oggi se, o domani, se avete la cortesia di visitarlo, troverete come viene ripercorso l'inizio dei nuovi festeggiamenti. Un'idea che ha preso Fabio Facciani quando era rettore del Magistrato, ma che devo dire aveva preso spunto addirittura dalla contrada del Nicchio, che già nel suo intimo lo festeggiava. Credo sia una ricorrenza religiosa importante, che sta acquisendo cassa di risonanza ogni anno di più. Forse l'anno scorso c'è stato l'escalation, proprio perché è stata l'annata particolare con le bandiere, l'esposizione, certo, delle bandiere. Sì. Quindi speriamo che acquisisca importanza, grazie anche a quello che abbiamo scritto sul nostro sito, man mano tutti gli anni, indipendentemente dalle situazioni drammatiche, lo prenda proprio per una questione di quotidiano regolare, come merita Siena. Bene, io ti ringrazio allora per essere stato con noi, e ovviamente ti auguro buon lavoro per questo nuovo mandato. Veronica, grazie mille e buon lavoro anche a voi. Grazie. E noi in realtà continuiamo a parlare del Capodanno senese, siamo in chiusura e vi lasciamo proprio con delle immagini che avete già potuto vedere e seguire questo pomeriggio durante la diretta proprio su Siena TV, e noi adesso rivediamo alcune immagini, in particolare della Lectio Magistralis tenuta dal professor Rino Rappuoli. E con queste immagini noi vi lasciamo, il Palio d'Inverno torna la prossima settimana, grazie per essere stati con noi. Nel 2002, quando c'è stato la SARS la prima volta, abbiamo cominciato a pensare che le pandemie erano possibili. Fino al 2002 delle pandemie non si parlava molto, no?
nei libri di storia, chi era del campo come me sapeva che nel 1918 c'era stata una grande pandemia influenzale che aveva ucciso forse 40 milioni di persone nel mondo, forse 60 milioni, ma era una cosa, una cosa di tanto tempo fa. Nel 2002 è arrivata la SARS a Hong Kong, nel giro di una settimana era in Canada con gli aerei di oggi che tutto viaggia veloce e tutti abbiamo avuto una paura enorme di questa pandemia che per fortuna poi non è stata devastante. Però quello ci ha fatto pensare, dal 2002 io come scienziato, ma tanti altri scienziati nel mondo, abbiamo cominciato a dire questo mondo si deve preparare per le pandemie. E da quel tempo ogni volta che parlavo di pandemie, di prepararsi per malattie infettive, racconto sempre la storia di Siena. E la storia di Siena è quella, adesso siamo venuti giù da Piazza del Duomo, siamo passati accanto a quello che è il facciatone e quello che dico e racconto nei miei discorsi in tutto il mondo è che Siena ha una grande esperienza nelle pandemie, perché nel 1348 ha avuto la peste e la peste che è raccontata nei testi di Agnolo di Tura che essenzialmente se andate a vedere dice esattamente le cose che abbiamo visto anche quest'anno. La storia che racconto è questa, racconto la storia di Siena, fine 1200, Siena era una delle città più ricche del mondo di quei tempi, sulla via Francigena, tra Roma e il nord Europa, e i senesi erano stati bravissimi, avevano messo su commercio, ospedali, le cose, e facevano affari, erano diventati ricchi e come succede nelle cose ricche, gli artisti, i pittori, gli architetti, gli scultori erano qua e cominciò con Duccio di Benensegna, poi arrivò Pietro Lorenzetti che abbiamo di là, che ci ha lasciato queste cose stupende. Nel 2020 la scienza ha lavorato e ha costruito, prodotto delle cose che nel 2021 stiamo cominciando a usare e che spero, e sono abbastanza confidente, che entro quest'anno cominceranno a liberarci da questo virus e a ridarci un po' la vita normale. E ovviamente le cose di cui sto parlando sono due, sono i vaccini e gli anticorpi monoclonali. La cosa importante da capire è che, no, e questo è molto importante, che viene spesso detto dalla gente, chiesto dalla gente, dice ma hai fatto così veloce, quindi deve aver saltato qualche passo, ma siamo sicuri un vaccino che è stato sviluppato in un tempo così veloce sia davvero sicuro? Quello che sto dicendo è che nessuna attività che è necessaria per stabilire la sicurezza e l'efficacia del vaccino è stata saltata. Sono state fatte tutte, solo che di solito si fanno una dopo l'altra, questa volta sono state fatte tutte in parallelo. Addirittura i vaccini che sono ormai a disposizione sono stati approvati dopo che essere stati in 30.000 persone. Normalmente i vaccini si approvano dopo 5-10.000, quindi sono testati anche più di altri. Quindi questo è una cosa, un messaggio importante da dare a tutti, i vaccini che ci sono sicuri, non è stato saltato nessuno step che fosse necessario per determinare la sicurezza e l'efficacia. E poi i vaccini ci sono, ci mancano, ci lamentiamo tutti i giorni, ci mancano ancora. Io sto dicendo che è un miracolo che ce l'abbiamo già, quelle poche dosi che abbiamo, dobbiamo chiaramente averne più possibile. E poi ci sono i vaccini che ci piacciono molto, sono quelli a RNA, quelli che ci piacciono meno sono quelli con vettori virali, tipo quello di AstraZeneca, eccetera.
Però la cosa importante da capire è che tutti questi vaccini funzionano. Tutti funzionano, sono stati provati ormai milioni di persone, e dove sono stati provati eliminano l'infezione, ma nell'eliminare l'infezione qualcuno è un pochino meglio, un pochino peggio, ma dove sono tutti assolutamente uguali è che tutti questi vaccini sono in grado di eliminare al 90% la possibilità di avere una malattia grave, di finire in ospedale o di morire. Questo qualsiasi vaccino, anche quelli più chiacchierati, quelli più cose, tutti sono in grado di farlo. E tutti sono sicuri. E anche se ci sono un po' di reazioni, fanno un po' male, a volte un pochino di febbre, eccetera. Quindi la mia conclusione sui vaccini è che i vaccini sono un miracolo che noi abbiamo, sono stati sviluppati in un tempo record e dobbiamo usarli perché se, i vaccini funzionano, ma hanno un difetto, che se non si usano non funzionano. Io adesso vi racconto un attimino di monoclonali, perché i vaccini ce li abbiamo, sono quelli che hanno la possibilità di, veramente di tagliare e eliminare questa infezione, però i vaccini servono a prevenire, non servono a curare. Una volta che uno è infetto, il vaccino non serve più, è troppo tardi. E per questo noi ci siamo messi anche a fare monoclonali a Toscana Life Sciences. Perché? Perché non, in Europa, in Italia non c'era nessun altro che poteva fare monoclonali un anno fa, anche ora. In Europa pochissimi, negli Stati Uniti c'erano 3 o 4 ditte che le possono fare, in Cina erano partiti a farli, però ancora non stanno andando avanti. E noi ci siamo messi a farli. Ora, gli anticorpi monoclonali probabilmente per molti sono una cosa nuova. Volevo dirvi che non sono cosa nuova. Per concludere in genere sulla pandemia, la scienza nel giro di un anno ci ha messo a disposizione vaccini e monoclonali e questo è quello che ci differenzia dal 1348 a Siena. Non avevano la scienza che l'anno dopo le permettesse di ripartire. Noi abbiamo questa possibilità grazie alla scienza. È una lezione importante, io continuerò a parlare del facciatone e del rischio che uno si prende se non investe per prevenire le pandemie e spero che questa difficoltà, questa tragedia che è questa pandemia abbia anche dei risvolti buoni per il mondo e soprattutto anche per la nostra città. Perché cosa viene fuori da questa da questo è che Siena, grazie alla presenza di Sclavo, grazie a tutte le cose che sono qua, è l'unico posto in Italia in cui si fanno due cose importanti, vaccini e monoclonali. Per essere onesto devo dire che noi non stiamo facendo qui a Siena i vaccini per il Covid, perché a GSK le stiamo facendo da altre parti nel mondo, ma è chiaro che uscendo da questa pandemia scusate, i vaccini monoclonali sono diventati una questione di sicurezza nazionale, no? Perché se uno c'ha questi è quasi meglio di avere questi che i carri armati e gli aerei, perché se ti permettono di salvarti da una tragedia economica, da una tragedia come una pandemia, sono un'arma eccezionale. Beh, Siena è l'unico posto in Italia dove c'è la competenza di ricerca e sviluppo e industriale per fare queste cose. Quindi, essenzialmente, spero che la nazione, l'Europa, eccetera, si accorgano di questo, che ci siano gli investimenti necessari per fare di Siena questo centro che possa essere la garanzia che se saremo pronti in futuro per queste cose, Siena ha la possibilità di farlo e quindi essenzialmente spero veramente che da tutta questa tragedia troviamo lo stimolo per ripartire con un'energia nuova per
fare delle cose che ci permettono di contribuire alla salute e all'economia della nostra città, ma da qui sono sicuro che noi possiamo dare il nostro contributo, come abbiamo fatto tante altre volte, sia al nostro Paese, sia all'Europa e anche al mondo. E con questo vi ringrazio molto dell'attenzione.